Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con YouGufo. Parliamo oggi di calciomercato. Vorrei parlare con voi di tutte le notizie che ci arrivano direttamente dal mondo Juventus, le notizie della nostra comunità juventina. Vorrei parlarvi innanzitutto proprio del calciomercato in generale, poi vorrei parlarvi di Pogba, vorrei parlarvi di Vlahovic, vorrei parlarvi di Miretti. E poi della mediana Paratici, ossia le zavorre che noi ci ritroviamo sulle epiglottide per colpa di Paratici. Va bene, non sappiamo se è colpa di Paratici, ad ogni modo, questi calciatori che noi abbiamo a centrocampo, che vanno sempre in prestito, che non li vuole praticamente nessuno, o almeno questo sembra, e che non servono alla Juve, per questo li definivo zavorre. Prima di fare tutto ciò, vi ricordo il momento tenerezza. C'è bisogno che vi iscriviate al canale, che lasciate dei commenti, che lasciate un like, e perché questo è molto importante, altrimenti la dirigenza licenzierà YouGufo e voi ne sarete direttamente o indirettamente responsabili. Iniziamo con il nostro argomento del giorno. Parliamo di calciomercato in generale. Vi vorrei dire una cosa. Come voi sapete, YouGufo è poliglotto, parla diverse lingue, quindi sono andato a vedere su tutti i siti italiani e non, perché io mi informo di solito sui siti non italiani, perché dai siti italiani possiamo solo ricevere a cambio fake news, perché i giornalisti italiani sono alquanto facinorosi. Quindi YouGufo cosa ha fatto? Sono andato sul sito della Bibbia, la Bibbia del calcio. Lo ha detto Kiné, quindi sono andato su Transfermarkt e ho fatto un'analisi della nostra rosa, reparto per reparto. Ho iniziato dai portieri, poi difesa, centrocampo e attacco, proprio come farebbe un buon fantacalcista. Che cosa ho notato, ragazzi? Beh, ho notato che noi abbiamo tantissime zavorre. Però attenzione, cosa vuol dire zavorra? Perché noi tifosi vediamo un calciatore come zavorra perché diciamo questo calciatore non mi piace. Questo calciatore l'anno scorso ha giocato male. Questo calciatore ogni volta che gioca lui, per esempio a centrocampo, in difesa, in attacco, noi facciamo figure di merendina. Ma questo cosa vuol dire? È un'opinione da tifoso. Quindi noi dobbiamo capire una cosa. Analizziamo. Chi sono i calciatori più odiati da tutti? De Sciglio. E Bonucci perché deve andare via, perché è anziano, non è odiato, però pare che debba andare via. Chi altri abbiamo? Abbiamo Pellegrini che forse è ritornato dalla Lazio in prestito, forse lo cediamo a un'altra squadra, lo vendiamo. Cambiasso che non è all'altezza. Centrocampo, la mediana, la mediana Paratici. Abbiamo Zaccaria, abbiamo Arthur Melo, abbiamo McKennie. In attacco, forse cediamo Vlahovic, forse va via questo, forse ragazzi, abbiamo 20 giocatori da vendere. Ma secondo voi possiamo fare in questa sessione di calciomercato, dove Giuntoli è appena arrivato, secondo voi possiamo fare una ventina di trattative quest'anno? Io non credo sia possibile. Dobbiamo anche capire una cosa, che il calciomercato va visto anche dal punto di vista della società. Ragazzi, per esempio, De Sciglio non piace a nessuno, però Allegri lo vuole perché De Sciglio è un calciatore affidabile. È un calciatore da 5,5-6, per lui è affidabile. Quando non c'è, per esempio, non c'era Cuadrado e De Sciglio stava bene, giocava De Sciglio. Avevano bisogno di un centrale, adattava De Sciglio. Avevamo bisogno di mandare qualcuno a comprare i gelati che faceva caldo, mandavamo De Sciglio. Questo è il ruolo di De Sciglio. Szczęsny, magari dovremmo cambiare portiere, sono d'accordo con voi, però se noi cambiamo portiere lo dobbiamo vendere, dobbiamo trovare un portiere che sia da Serie A, un portiere all'altezza, minimo, minimo, dobbiamo spendere dei soldi per il cartellino di questo nuovo portiere. E quindi ragazzi, molte volte bisogna anche capire che non sempre possiamo fare calciomercato in tutti i reparti. Quindi io dico che molti calciatori, purtroppo, anche se noi non siamo d'accordo, anche se a noi l'idea ci fa un po' tristezza, però molti calciatori, ahinoi, rimarranno. Io spero che noi riusciremo a toglierci dal groppone quei calciatori che hanno un ingaggio alto e che sono inutili.
Voi mi direte quasi tutti, effettivamente è vero, però secondo me ripartiremo da questa rosa che abbiamo, saranno poche le operazioni di mercato, a parte quei giocatori che sono di livello, tra virgolette, dico, basso. Per esempio Cambiaso, ancora è nuovo, non ha dimostrato nulla in Serie A, magari può andare via in prestito. O per esempio Miretti. Parlando di Miretti, vorrei dirvi cosa pensa Yugufo di Miretti. Io penso che Miretti dovrebbe andare via, magari in Serie B, oppure in una squadra piccola di Serie A. Vi dico questo perché. Perché ragazzi, questo mi fa incazzare. Quando gioca Miretti mi fa incazzare troppo. È vero che è un'opinione personale del gufo, però ragazzi, i freddi numeri parlano chiaro. Questo Miretti ha avuto tante chance, a parte quel piccolo infortunio dove non ha potuto giocare. Ha partecipato sempre alle partite, non ha mai fatto un partito. Per esempio Fagioli, ci sono state delle partite brutte di Fagioli. Ha avuto un momento triste dove ha sbagliato, ha fatto degli errori che hanno poi portato al gol dell'avversario. Ci può stare, però ha fatto delle partite molto buone. Ha fatto delle partite, come posso dire, di livello, di spessore. Questo Miretti ha avuto tante chance, non ha mai combinato una ceppa. Quindi secondo me dovrebbe andare in un'altra squadra. Poi altra cosa che mi fa proprio inalberare di questo ragazzo, è riuscito a fare gol Bremer, è riuscito a fare gol Danilo, vabbè Danilo li fa sempre i gol, i difensori fanno gol, i laterali, Kostic ha fatto gol, Chiesa con mezzo ginocchio montato ha fatto gol, questo Miretti non è riuscito mai a fare un gol. No, uno l'ha fatto, poi gliel'hanno annullato. Ah, ci fu il VAR che glielo annullò. Però ragazzi, a parte gli scherzi, secondo me Miretti è giusto che vada quello che sia in una squadra di Serie B. Parliamo di Pogba. Yugufo inizia a pensare che Pogba forse dovrebbe andare via. Mi dispiace ragazzi, sono scelte di cuore, però Yugufo sta iniziando a pensare, visto che questi arabi qui stanno salvando il bilancio di altre squadre, se ci pagano il cartellino di Pogba è troppo alto il rischio che Pogba possa fare una stagione come quella dell'anno scorso. Al 99,9% non farà 38 partite, non ne farà 30. Secondo voi è giusto rischiare i soldi della società, che sono già pochi, e dobbiamo fare questo rischio, dobbiamo avere questo rischio dove lui sicuramente giocherà al massimo proprio 20 partite, poi magari mi sbaglio, lui le gioca tutte, gioca 40 partite a stagione, però qui sono cose improbabili, magari succede perché la palla è rotonda, però a me mi pare difficile, quindi purtroppo a malincuore devo dire, lo vendiamo, recuperiamo i soldi del cartellino che ci risarciscono dei soldi che abbiamo speso pagandogli uno stipendio dove lui purtroppo scusate, non ha mai giocato. Parliamo un attimo della mediana Paratici, ossia Zaccaria e quel grande calciatore di McKennie e Arthur Melo. Allora ragazzi, secondo me quelli più facili da piazzare sono nessuno dei tre. Sono dei calciatori difficili da piazzare, perché? Perché sanno che la Juve li sta prestando anno dopo anno, a parte McKennie che l'anno scorso è stato in prestito. Però Zaccaria e Melo, Arthur Melo e soprattutto McKennie, perché hanno capito che la Juve lo vuole riprestare o vendere, essendo sul mercato da tanto tempo, è molto difficile. Sono molto difficili a piazzare perché le altre società sanno le intenzioni della Juve, sanno che non sono desiderati alla Juve e sicuramente se la tirano sul cartellino. Quindi per non perdere soldi, per non fare minusvalenze, purtroppo ragazzi siamo costretti a fare delle trattative lunghissime e questo frena un po' il calciomercato. Per questo si chiamano zavorre, perché ci stanno frenando il calciomercato. La notizia che dicono che Giuntoli sia a Londra, andrà a Londra oggi per fare queste trattative, hanno detto ieri sta notizia, io ci credo poco. Secondo me trattative non ci sono, ci sono stati dei sondaggi di alcune squadre, però il fatto che ci siano trattative vere e concrete, io gufo, non ho trovato alcuni riscontri all'estero, quindi ragazzi bisogna aspettare. Ultima notizia del giorno, vi vorrei fare
con voi, vorrei fare con voi una riflessione su Vlahovic. Vendere o non vendere? Allora, il fatto di vendere secondo me è una cosa difficile da sapere. Perché? Perché è vero, quest'anno ha giocato male, ha fatto pochi gol, ha avuto dei problemi fisici magari che lo hanno frenato, e soprattutto il gioco di Allegri con quella mediana di centrocampo insufficiente, il gioco di Allegri non ha, diciamo, i suoi frutti, non dà i suoi frutti, e quindi Vlahovic non ha avuto palloni e ha segnato poco. Quindi che succede? Secondo me, poi se lui va in un'altra squadra, fa tanti gol, poi ci mangiamo le mani. Quindi io non lo venderei, però se arriva un'offerta pare che la Juve lo voglia cedere. Quindi, da quello che ho capito, ci sono all'estero due squadre interessate, il PSG e il Tottenham. Questo perché? Perché il PSG ha bisogno di un attaccante, perché Mbappé è sicuro che se ne va al Real Madrid. Quindi loro devono comprare un attaccante. Chi più c'è? Kane del Tottenham. Probabilmente Kane va via e va al Bayern. Quindi quelli del Tottenham, anche loro, il Tottenham ha bisogno di comprare un attaccante. Quindi pare che queste due squadre siano interessate anche a Vlahovic. No a Vlahovic, anche a Vlahovic. Ciascuna di queste squadre pare che abbia una lista sul taccuino di 2, 3, 4 calciatori che possano sostituire Mbappé per quanto riguarda il PSG e Kane per quanto riguarda il Tottenham. Quindi sarebbero anche loro interessati a Vlahovic e hanno chiesto quanto costa, quanti soldi vuole la Juve per venderlo. Sembra che la Juve abbia detto che vogliamo almeno i soldi che abbiamo speso per il suo acquisto. Quindi vedremo, per il momento non c'è nulla di concreto, però queste squadre hanno chiesto delle informazioni su Vlahovic. Quindi ragazzi, state attenti, speriamo di non venderlo. Più gufo, sarebbe triste se Vlahovic andasse via. Ad ogni modo, questo è il calciomercato, ci dobbiamo stare. Niente ragazzi, ci vediamo nella nostra prossima seduta. Ricordatevi il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, altrimenti sarete dei responsabili facinorosi del licenziamento di Yugufo, e noi ci vediamo nel nostro prossimo incontro. Ciao!